prodotti del Mulino del Cantaro sono dei prodotti biologici di cui ci occupiamo sì, dalla semina fino alla macinazione. La cosa importante della nostra azienda è che siamo focalizzati sul recupero dei grani antichi, ma per quanto riguarda la macinazione abbiamo un mulino a pietra. La caratteristica principale delle nostre farine è che subisce un processo di macinazione molto semplice, quindi il chicco viene schiacciato, setacciato, quindi non subisce raffinazioni. Il chicco di pistacchio ha tutto il tempo di prendere le capacità nutritive del terreno vulcanico dell'Etna. Questo è, diciamo, il gusto base della cioccolata di Modica, che è quella allo zucchero di canna. Quindi hai questo contrasto del pepe bianco, che comunque è leggermente più forte del pepe normale, naturalmente avendo dentro lo zucchero di canna c'è questo contrasto continuo tra i due sapori nel palato. Volete riportare a casa qualche cupcake? Ripieno di crema al pistacchio di Bronte, con vettura da bicocca e arancia e crema di mandorle pizzute. Ciao, questo è il cioccolato di Perugia. Viene tutto lavorato a mano, c'è cioè ogni singola tavola. Abbiamo tantissimi gusti e sono tutte ricette inventate da noi. Abbiamo il classico con le nocciole IGP del Piemonte. Poi facciamo queste aromatizzate con una miscela di cacao, limone zenzero, arancio cannella e peperoncino. Da questa parte abbiamo il nostro prodotto top, che è un cioccolato bianco ai frutti di bosco. E anche questo non è niente male, questa mattonella è un cremino di cui abbiamo fatto una rivisitazione proprio di una ricetta antica. Proponiamo anche i tre gusti del cioccolato con il farro soffiato, usiamo un farro biologico di Monteleone d'Orvieto, che è l'unico IGP d'Italia. È un variegato alla banana, sembra marmo praticamente, colpisce molto. Il cioccolato non ha assolutamente olio di palma, è un cioccolato prevalentemente che viene dall'Ecuador, che è uno dei più famosi e buoni del mondo. Io sono Mariangela Rutiuno, lei nella roulotte e mia sorella Laura. Dal 2008 abbiamo aperto un laboratorio di pasticceria artigianale a Lama dei Peligni, un paesino in provincia di Chieti, in Abruzzo. E da circa un anno abbiamo pensato di renderci itineranti, quindi abbiamo preso questa vecchia roulotte e abbiamo tentato di riadattarla in tutti i modi per renderla una bella vetrina, un piccolo negozio in miniatura anche per quanto riguarda insomma, l'estetica. E niente, il nostro prodotto di punta è la sfogliatella di Lama dei Peligni in due versioni, la facciamo quella tradizionale e poi abbiamo ideato la versione a cioccolato, e lo scopo è proprio quello di diffonderle nell'intero territorio nazionale. La nostra ditta si chiama Mister Zocca e portiamo in giro per l'Italia le specialità di Ascoli Piceno, le quali oliva alla scolana classiche, oliva alla scolana col tartufo, le mozzarelline, la crema fritta e ultimamente hanno iniziato a fare anche le olive vegetariane. Ringrazio voi che ci dà la possibilità di poter espandere un po' la voce, diciamo, per i nostri prodotti. Grazie.